È stata inaugurata la fattoria didattica all'interno del Giardino Zoologico di Napoli, un'area di oltre 7.000 metri quadrati dove i bambini possono entrare in contatto diretto con tantissime specie animali e vivere un primo approccio con la natura. Lo spettro della chiusura per lo storico parco napoletano è stato dunque definitivamente scongiurato grazie all'impegno dell'amministrazione comunale e dell'imprenditore Francesco Floro Flores. I lavori proseguono così come abbiamo definito tempo fa, abbiamo concluso la fattoria, per Natale finiamo la savana e quindi arriveranno le giraffe, mettiamo gli animali tutti quanti insieme senza reti, poi a marzo libereremo le tigri in un'area di 3.000 metri quadri e sarà la prima fase, diciamo, della ristrutturazione dello zoo. No, sono molto felice soprattutto per i bambini napoletani, diciamo, questa è la verità, abbiamo fatto questo per loro. Lo scetticismo è tipico napoletano, è contro chi vuole fare. Oggi lo zoo stamattina per me dimostra che a Napoli si può fare, anzi il fatto che ci siano altri imprenditori qui a fianco a me dimostra che magari insieme si può fare ancora di più. La fattoria copre sul lato sinistro tutta la lunghezza del parco fino allo chalet e ad una delle due aree giochi dove l'animazione degli artisti di strada accoglie i visitatori. Si tratta di 15 recinti dove si può interagire con i cavalli, il toro nano del Centrafrica, fagiani dorati e argentati, conigli nani, l'ariete, le caprette e tanti altri animali. Dopo l'inaugurazione nei mesi scorsi del rettilario e l'arrivo dei lemuri e delle coppie di gibboni, il Giardino Zoologico di Napoli si è trasformato dunque in una vera e propria oasi dove bambini e famiglie possono trascorrere il loro tempo libero tra animali e natura tutti i giorni dalle 9 fino al tramonto. Lo zoo già aveva aperto, oggi altri progressi, si chiuderà in primavera, è una scommessa vinta dalla città, non solo dal comune, dagli imprenditori, dall'ingegner Floro Flores, tantissimi operatori, anche lavoro sta creando questa struttura ed è bello vedere le famiglie, i bambini felici e contenti che un altro spazio della nostra città è aperto ai napoletani e a tutte le persone che si trovano nella nostra città. Nederlandia dovremmo chiudere domani. Quindi se domani si firma, primavera, estate prossima, apriamo anche Dell'Andia e poi Cinodromo, quindi si può dire che tra Mostra d'Oltremare, Zoo e Dell'Andia Cinodromo si restituisce uno degli spazi storici della nostra città, innanzitutto ai napoletani e a tutti quelli che stanno venendo a visitare la nostra città.